Gianfranco Giulianti, assessore regionale della Protezione Civile, è appena tornato da Cavezzo, in provincia di Modena, dove è operativa la colonna mobile della Regione Abruzzo. Che situazione ha trovato? Beh, intanto la colonna mobile della Regione Abruzzo, che ha immediatamente strutturato quello che viene definito il cosiddetto villaggio Abruzzo, è stato un punto di riferimento essenziale sia per una serie di consigli tecnici che si dava ad un comune di 10.000, 7.000, 8.000 abitanti, con l'Interland arriva a 10.000 circa, e che si è trovato completamente privo anche della forma mentis necessaria per la gestione di un'emergenza. È una zona dove l'ultimo terremoto c'è stato 500 anni fa e quindi probabilmente sia nelle modalità di costruzione delle abitazioni, sia per l'attenzione che veniva riservata all'ipotetico evento sismico, questo era assolutamente lontano dagli standard che immagino da questo momento in poi saranno previsti. Diamo qualche numero, quanti sono i volontari, quanti sono i pasti che vengono serviti, quante sono le persone che sono ospiti del campo Abruzzo? Sì, c'è il campo dove a pieno regime ci potranno essere 270 persone, 170 già sono ospiti del campo, c'è la cucina mobile dell'Ana di Paganica, peraltro, che sta sfornando pasti. Nella giornata odierna siamo arrivati a oltre 600 pasti, e c'è all'arrivo già operativo in raccordo al 118 locale di una struttura mobile di primo livello per quello che riguarda la sanità, con due medici ed infermieri. E si è già stabilito tutto quanto una serie di raccordi con il sindaco e l'autorità di protezione civile per dare anche l'opportunità ad una seconda cucina molto grande di essere presente sul luogo qualora autorizzati per sommare ulteriori 1.000 persone per pranzo e per cena al di fuori del campo, perché ci sono tutta una serie di soggetti che stanno utilizzando tende in proprio autonomamente e quindi hanno bisogno comunque di un raccordo per quello che riguarda i generi di prima necessità. Che si è sentito di dire alle istituzioni, ai rappresentanti della protezione civile che ha incontrato lì, anche in forza dell'esperienza che abbiamo avuto qui all'Aquila in Abruzzo? Ma intanto noi siamo stati accolti dalla popolazione bene, un po' perché forse ci ha accomunato il dramma e hanno pensato che persone che stanno comunque ancora vivendo gli effetti di queste calamità si fossero prodigati, arrivando peraltro per primi e stabilendo un immediato contatto e risolvendo tutta una serie di piccole e grandi problematiche che in quel momento chi ha lasciato all'improvviso la propria abitazione si trova a dover affrontare. Con il sindaco abbiamo messo a disposizione il campo, che è un punto di riferimento ormai ineludibile per tutto quanto il comune di Cavezzo, ma anche quel po' di esperienza che sono state maturate durante il terremoto dell'Aquila. Nel campo c'è stata un'immediata brecciatura perché le previsioni del tempo, peraltro, non sono favorevoli, le tende sono tutte quante già state montate, lo ripeto, la cucina è operativa, si sta addirittura creando una condizione per la quale l'utilizzo di ulteriori spazi consentiranno di mettere in piedi un'ulteriore cucina con l'asporto per le persone che si trovano autonomamente a dover risolvere dei problemi. È una situazione difficile, ma che stiamo affrontando con risultati importanti perché c'è un riconoscimento unanime da parte della popolazione e dell'amministrazione locale. E nelle persone che reazione ha avuto, che sguardi ha incontrato, com'è la situazione? Beh, lo ripeto, gli occhi che ha incrociati sono purtroppo quelli che abbiamo visto anche qui all'Aquila. Nei nostri confronti c'è stato un particolare trasporto, anche che psicologicamente si trovavano di fronte a persone che ritenevano avessero vissuto il loro stesso dramma e nonostante questo dramma non fosse superato, erano lì presenti sul posto per dargli una mano.
come sempre i volontari di Protezione Civile sono stati splendidi, nella prima giornata hanno sostanzialmente lavorato ininterrottamente tra la colonna mobile in movimento e l'arrivo per H24 senza dormire per montare le prime strutture di supporto per la popolazione, e ritengo che nella giornata odierna il campo dovrebbe andare a regime, potendo a questo punto ospitare già direttamente le 270 persone che avevamo preventivato. Ultima cosa, Abruzzo 2009, Emilia Romagna 2012, due governi diversi, anche due risposte diverse. Beh, noi nella fase apicale della risposta che era necessaria ci siamo occupati più dei problemi che la tempistica ci costringeva ad affrontare. Ho sentito, stando lì, che c'è una promozione, non so se in questo momento è già stata articolata, loro pensano a un Presidente della Regione che sia commissario e poi una serie di commissari che dovrebbero essere i sindaci dei comuni maggiormente colpiti. Però, ripeto, è una strutturazione che stanno riflettendo, si stanno in questo momento dando, e quindi vedremo poi quale sarà l'articolazione. Per quello che riguarda la Protezione Civile, oggettivamente noi stiamo vivendo la fase 2 della Protezione Civile, quella che a differenza della prima, che aveva una grossa autonomia decisionale e anche la possibilità di spendere con immediatezza, noi ci troviamo di fronte a situazioni un po' più burocratizzate, quindi più vischiose, con meno capacità di una risposta immediata, che naturalmente nelle prime 72 ore comunque prescinde da tutto, perché ne sono possibili spese in deroga, ma già il tempo breve delle 72 ore ci fa intendere che potrebbero di qui a qualche giorno esserci problemi e problemi importanti. I sindaci erano preoccupati perché mentre riflettevano alle cose più urgenti da fare vedevano il tempo correre, le 72 ore date per poter spendere in autonomia, in deroga a tutto, si consumavano spesso dovendo prendere delle decisioni che avevano bisogno forse di essere più riflettute. Ultima cosa, l'impegno della Protezione Civile abruzzese durerà finché durerà l'emergenza? Beh, noi intanto riteniamo di fermarci per tutto quanto il tempo dell'emergenza. Bisognerà anche riflettere su quello che è il ruolo della Protezione Civile abruzzese. Ci stiamo rivoluzionando noi stessi, dandoci una struttura che sia autonoma rispetto alle altre direzioni regionali. C'è un'ipotesi di agenzia, ma bisogna anche creare le condizioni per le quali il bilancio regionale trovi al suo interno le risorse necessarie per tutta una serie di passaggi che sono propedeutici per poter attivare immediatamente e senza nessun problema il sistema Protezione Civile in Abruzzo.